Ciao a tutti grandissimi, sono qui ad Esenzano, DNC Gioielli col mitico Nicola che è già Ciao ragazzi, sì. abbronzatissimo. Tu sei dentro a guardare gli Io sto orologi? dentro, lui va al Io sono mare, fuori a io prendere sto il sole. dentro a guardare, a spulciarli, ma è una bella malattia questa. Non mi fate, non mi datevi, non voglio guarire. No, non Niente. succederà. Tranquillo. Speriamo, speriamo che se proprio devo guarire il più tardi possibile. Perfetto. Oggi mare, arrivata l'estate, sole, caldo, diver per tutti i gusti, per tutti i prezzi, Sì, anche tutte le dimensioni, perché qui abbiamo Davide e esatto, Golia, giga quindi grande, sì. abbiamo dei prodotti come sempre, delle chicche sfiziosissime, grande comparto squale, ne abbiamo ben quattro, un poker. Esatto, voglia di squale, tutte le novità, adesso abbiamo provato a mettere un po' Poi di come luce. sapete la vita è fatta a squale, c'è chi scende, c'è chi sale, quindi Perfetto. non ci sbagliamo mai. Due cosche, il blu e il nero, bellissimi, Veramente belli, bellissimi. sì, Fatto la blu cassa e eccezionali, satinata, sì. aumentato le finiture. Hanno aumentato anche i soldini, Sì. però migliori finiture, calibro cosche, bracciale, molto bello, finalmente integrato, cioè ne Ne vale la pena. Tutto vale la pena. Militaria, lucido col tutto bracciale lucido, col suo nuovo. bracciale, molto vintage, molto anni Sì. Esatto, 70. Poi abbiamo il gomma nuovo sul non classico, vediamo sul anche blu. quello. Sì, E su quello lì tutti credo che i. sia forse il più grande best seller della casa, cioè il blu Sì. lucido 1521. U-Boat, che io più li guardo e più comincio a. Perché alla fine un bot è, È anche alla sono fine, belli, sì, no, sono sono finiti belli, bene, danno sono gusto, cioè sì, non so come concordo, dire. Tu te lo concordo. metti un orologione, qua abbiamo un sommerso molto grande, credo sia Sì, 46, su 46, sì. però cosa volete che vi dica? C'è, cioè, Fa senti tanto. proprio, mi piace. Concordo. Glielo diciamo, Glielo diciamo. va, mettetevi seduti. Seiko Marine Master blu, il sogno di ogni appassionato Seiko, un orologio fantastico, cassa monoblocco, calibro 8L35, che però Fine, è hanno finito. detto che fuori produzione è l'ultimo ormai che mi hanno mandato, che mi arriverà. Basta. Colorazione blu, come sapete, io sono un grande appassionato di Seiko, la versione limitata. Quello con ghiera nera e quadrante verde. Questo forse è il più bello di tutti, Sì, perché il blu ci sta adesso veramente vedete com'è. tantissimo. Smetteranno di farlo, quindi per chi è intenzionato il tempo Eh sì. stringe. Maurice Lacroix non è un diver, ma è un icon che va bene a fare tutto. Ma il prezzemolo sta bene dappertutto. 200 metri, metti il gomma, vai al mare, metti il bracciale, lo metti la sera in Tutti i giorni, discoteca. poi Sei perfetto. colorazione super estiva, quindi ci sta, E poi dai, Tiffany, un tocco di Tiffany, sempre bello. dobbiamo dare. Oris con questo gioiellino che Esatto. va in pandan con il mito, cioè misure più contenute, dai verini gustosi, molto molto bellini. Chiudiamo con qua, beh, qua Vabbè, se uno vuole dovevamo arrivare, mettere sì, se uno qualcosa vuole anche alzare i lì, toni, sì. dice io vado, ma voglio Sì, spingere, e la questo, sera in spiaggia il tuo bello, Omega Seamaster acciaio oro, acciaio oro nero. meraviglioso. Perfetto, un Sì. orologio bellissimo. Adesso bando alle ciance, noi ve li facciamo vedere tutti quanti nel dettaglio. Sono molto curioso, soprattutto per l'U-Boat e anche perché voglio far vedere molto nel dettaglio le finiture dei nuovi squali, perché c'è stato un bel passo in avanti. Vabbè. Quindi ragazzi, bando alle ciance, vai che si vola. Ed eccoci qua grandissimi, partiamo subito ad unboxare questo fantastico squalo. Intanto qui abbiamo il certificato cronometro, poi abbiamo un fantastico cinturino in pelle marroncina, molto molto bello, che comunque nella stagione invernale può dire assolutamente la sua. Abbiamo il certificato ancora di cronometro con la data di quando è stato eseguito, poi abbiamo le varie schedina di garanzia, ottima scatola, e qui c'è lo squalone. Lo squale, secondo me, è definitivo 1521, versione COSC, quindi certificata cronometro completo, finalmente del suo bellissimo bracciale con i finali dedicati, che si presenta molto solido e ben realizzato. La cassa ha una lavorazione eccellente, sia lucida che satinata, con un ottimo bisello che va a dividere le superfici. Ovviamente parliamo della cassa 1521, che ha fatto epoca, 1990 euro la richiesta per questo orologio. È una cifra sicuramente impegnativa, ma c'è stato un notevole, ma notevole, credetemi, andate a vedere, passo in avanti per le lavorazioni di cassa, il calibro il solito SV200, ma certificato COSC. Il bracciale realizzato molto bene con finali dedicati, insomma,
c'è tutta una bella magia ed un gran sapore attorno. Diametro 42 x 12,5, ve lo faccio vedere indossato perché è magia pura. Questi 42 mm che vestono non bene ma benissimo, l'Actulag estremamente contenuto, il blu fa il resto della magia. Questo è sempre un grandissimo pezzo, veramente un grandissimo pezzo, punto. Ora continuiamo con la versione nera, ovviamente identica a quella blu. Abbiamo anche come plus gli indici applicati sul quadrante che danno maggiore tridimensionalità. Qua ve lo faccio vedere decisamente bene. L'orologio lo stesso, cambia solamente la colorazione del quadrante. Qui abbiamo una versione nera più omologata, un pochino più standardina, anche se il blu spara estate, veramente 100.000. Questo è un po' più garbato, qua ci si può fare tutto l'anno, anche se nero. Con la sfera arancione dà un bel tocco di professionalità, ve li metto di fianco, blu estate, più giocoso, più fresco, in nero professionale, cattivo, robusto, ci sono i muscoli, niente da dire in merito, veramente un oggetto tosto, tosto, tostissimo. Tra i due quale scegliere? Forse il blu, perché? Perché blu mi piace sempre di più. E continuiamo grandissimi con lo squale militare. Quindi qui abbiamo una versione più semplice, 1460 euro, il calibro Unsellite SV200, ma non è certificato cronometro. Il bracciale è il medesimo, la cassa è interamente lucida, il quadrante presenta gli indici stampati. Manca la data. Qui abbiamo uno squale che oltretutto ho posseduto anche io e devo dire mi ha dato non poche soddisfazioni, poi l'ho cambiato con quello della gendarmeria, ma comunque mi resta un piacevole ricordo per un oggetto veramente tosto, veramente duro e puro, molto pulito, estremamente simmetrico, un bel bracciale, in questo caso interamente lucido, fascino anni 70 a tutto gas. Le misure sono le medesime della versione Cosby, una cassa 42 x 12,5. Si vanno a risparmiare oltre 500 euro. È chiaro che non abbiamo gli indici applicati, non abbiamo il calibro certificato, la cassa è tutta lucida e lavorata in maniera meno accurata. Questo va detto perché nella versione Cosca abbiamo veramente lo stato dell'arte. Continuiamo con la versione blu con il nuovo cinturino in gomma classico 1521 blu 1270 euro. Quindi qui si va a limare ancora ulteriormente la spesa per quello che è un grandissimo classico di casa Squale, forse il loro orologio più gettonato, 1521 blu, cassa lucida, nuovo cinturino in gomma dal design molto anni 70, a me personalmente piace molto, qualità della gomma eccellente, un evergreen adatto per l'estate, bello sempre, comodissimo con il suo gomma, ovviamente il passo del cinturino da 20, quindi ragazzi la vita fatta Squale, ci mettete il cinturino che vi pare, beccatevi anche la rima, si va sempre a tutto gas. Finito molto bene anche in questo caso, un orologio che non delude mai per prezzo, prestazioni ed estetica. Ve lo faccio vedere sul polso, con la gomma è la morte sua, anche il contrasto nero del cinturino e blu del quadrante ci sta assolutamente a tutto gas. Ma parlando di neri, adesso vi faccio vedere questo mido. Vi avevo già fatto vedere la versione blu e nera, qui abbiamo la versione grigia e nera, che è un cioccolatino. È una delizia, Ocean Star da 39 mm, 1190 euro di listino, il calibro 72 mido di derivazione ETA, 200 metri di impermeabilità, un pasticcino. Guardate la lavorazione del quadrante, come parte dal grigio più chiaro va al nero scuro, quindi un grigione più scuro, un antracite, dà molto l'idea delle profondità marine. Il motivo onde, secondo me, è molto bello, realizzato molto bene per un orologio che ha un rapporto qualità-prezzo-prestazioni davvero invidiabile. Realizzato bene, bello, 39 mm, una misura che fa contente le persone che hanno un polso non abbondantissimo. Ve lo faccio vedere sul mio da 18 e mezzo 19, direi più 19. Per me, come notate, è un filino piccolo. Preferisco il 40 e mezzo che ho il GMT, però questo, credetemi, è un gran bel gioiellino al polso. Si fa decisamente volere bene. E se parliamo di pasticcini, guardate qua, Nicola, cosa mi tira fuori? Qua mi fa emozionare. Seamaster Omega. Acciaio ed oro, colorazione nera, mi manda letteralmente in tilt con il suo cinturino in
gomma, abbiamo un orologio che è impegnativo, 9.300 euro, abbiamo tutta la ghiera in oro, le corone sono in oro, classico quadrante con motivo ad onde ossido di zirconio, ghiera con inserto in ceramica, 300 metri di impermeabilità, diametro 42 x 13.6, ve l'ho già detto, 9.300 euro sono soldini, ma questo è veramente un diver gioiello bellissimo che fa una figura da 10 e lode, una bella camicia in spiaggia, qua siete i re indiscussi della festa. Calibro 8008 Master Chronometer con la gomma, leggero, comodo. Come sappiamo, un po' il problema di questo orologio è il bracciale, lo so, non rastreme, è bello importante. Qui con la gomma, problema risolto, una delizia al polso. Ve lo faccio vedere indossato, sta che è una bomba. A me il nero e l'oro creano un contrasto che mi ricorda John Player Special, si va veramente a tutto gas, cioè per me è magia pura al polso, bellissimo. Continuiamo con un altro dei miei orologi preferiti. Come ha detto Nicola, ultimi in consegna, ultimi in consegna. Questo orologio qui ha finito i suoi giorni. Seiko Marine Master, come sapete, io ho la versione limitata in 3.000 esemplari, quello col quadrante verde. Forse il blu alla fine della fiera è il più equilibrato di tutti. Fresco, sbarazzino, cassa importante da 44 mm per 15,4 di spessore, 300 metri di impermeabilità, ovviamente cassa monoblocco, ma l'abbiamo detto allo sfinimento. 300 metri di impermeabilità, ma sono 300 metri con le spalle larghissime. Calibro 8L35, 3.200 euro. Secondo me è un orologio per chi è appassionato di diving e soprattutto del mondo Seiko, non può assolutamente mancare. Questo ve lo mettete al polso da gusto. Punto. Punto, caso chiuso, fine della fiera dei comunicati. Questo lo indossate, è pesante, grosso, ha tutti i difetti del mondo, ma dà un gusto bestiale. Ve lo faccio vedere sul mio polso, guardate qui. Per me è amore, è magia pura. Rifinito veramente come si deve, cassa con lucidatura Zarasu, oltretutto trattamento indurente dell'acciaio, quindi anche molto difficile da rigare. Guardate che bel blu, guardate che colore. Per me qui ci siamo a mille. Adesso continuiamo sempre con un blu, ma Tiffany, un pochino Tiffany, Maurice Lacroix, il nostro mitico Maurizio, un orologio 360 gradi, non mi stancherò mai di dirlo, mi piace sempre, mi piace in tutte le sue salse, ci sto seriamente pensando, ci saranno novità molto importanti su Maurice Lacroix, un marchio che lavora bene, fa le cose come si deve, 2.550 euro per quest'Icon, limitato, 888 pezzi mondo, diametro 39 mm, bracciale, cinturino in gomma, ci giocate come volete, fate quello che vi pare, ve lo mettete andare al mare, un 200 metri, ve lo mettete con la camicia, ve lo mettete con la maglietta, con la felpa, sta bene sempre. Un gran bello orologio, calibro affidabilissimo, il sellitone SV200, non vi molla neanche se gli sparate un caricatore intero contro, veramente un oggetto perfetto per la vita di tutti i giorni e in tutte le circostanze, perché questo ci fai veramente tutto. Ve lo faccio vedere sul mio polso come veste. Ovviamente il lac-to-lac è molto contenuto, sia il cinturino in gomma che il bracciale sono integrati. Questa colorazione fa il resto della magia e qui ci siamo. Vestibilità ai massimi livelli, una portabilità che fa invidia a chiunque. Cosa che non si può dire per questo fagiolo? U-boat sommerso. Allora, credetemi, io ho iniziato a guardare questi orologi qua da Nicola da un pochino, mi stanno piacendo tanto. 46 mm, fondello serrato con le viti, lavorazioni di cassa ottime, 3.000 euro di listino, 300 metri di impermeabilità, un bel cinturino in gomma cattivo. Calibro è un sellita modificato direttamente da U-boat con indicazione delle 24 ore, presenza della data, la corona è dalla parte sbagliata, scrittone U-boat sulla cassa che è alta come un palazzo di 6 piani, però credetemi, lavorato bene, fatto bene, gran gusto al polso, sistema di chiusura della corona particolarissimo, quindi svitiamo sotto, troviamo la coroncina per mettere appunto sia la data che l'ora, orologio in questa colorazione bordeaux degradé, molto molto bello degradé, mi piaci te veramente, tanta roba, sono rimasto impressionato, mi stanno incuriosendo tantissimo e al polso mi stanno dando ottime sensazioni, qui sta scattando la scintilla, ve lo dico in maniera quasi ufficiale, guardate qua, 46 mm lug to lug, praticamente non c'è, una vestibilità molto simile a Panerai. Al polso sta comunque bene, lo spessore c'è, si sente, però credetemi, è un orologio estremamente portabile.
Un altro pasticcino, qua chiudiamo, Ori 65, un grande classico, piace a tutti, un evergreen sottile, 40 mm, 2450 di listino, realizzato bene, fatto bene, quadrante bellissimo, bombatura del vetro da mille ed una notte, 100 metri di impermeabilità, ma cosa ci dovete fare con un cioccolatino del genere? È già perfetto per quella che è la vita di tutti i giorni, l'avventura, la foresta, il mare, le montagne, andate anche qui dove volete. Il bracciale è un capolavoro, rastrema tantissimo, molto comodo, leggero al polso, finiture sempre di livello, calibro di fornitura, qui non abbiamo il 400, si contengono i costi, si ha comunque tanto gusto, finestra della data d'ore 6, guardate il vetro che spettacolo che è, e la colorazione, questo verde qua che è giusto, non è né troppo forte né troppo poco, questo verde che ricorda un po' il verde olivo effettivamente, ci sta alla grande, orologio perfetto anche questo per l'estate, ma anche per l'autunno, perché la colorazione non è eccessiva, si porta con tutto, sottilino, un'icona del nostro tempo, veramente un piacere. Ve lo faccio vedere indossato, 40 mm, stanno una crema, guarda qua, sono uno spettacolo, veste da 10 e lode, brava brava Oris, questo prodotto qui è sempre bello, e prima o poi zac, zanzo anche questo, perché mi piace tantissimo. Ma adesso torniamo da Nico per le conclusioni, grandissimo. Ed eccoci tornati, grandissimi. Tagliamo la testa attorno. Nico, dimmi, dimmi, dimmi subito. Subito, Subito. Cosk Blu, troppo bello, finiture eccezionali, poi al polso veramente Scatola bella, questo orologio bello, doppio cinturino, sì. grande classico, finitura al top, blu, non sbaglio, proprio questo qua è un blu bellissimo, con l'arancione della sfera dei minuti, No, davvero, super orologio questo. sempre un gran orologio. Pensa che io di squadre ne ho avuti tanti, comprati, venduti, però qua mi Qua ti sento di innamori di dire, più. qua ti innamori, questo qui veramente l'ho raggiunto dopo un po' di anni, proprio lo stato dell'arte. Io Tu ragazzi, cosa vi devo dire? Io questa pepa ti ho da 40... beccato No, subito. vabbè, ma io non so se si era capito in questi anni che a me piacciono gli orologi grandi. E questo mi dà una bella sensazione perché si porta molto bene nonostante sia un 46. L'Arculac praticamente inesistente, ha quella vestibilità simile Panerai che tu te lo metti, te lo dimentichi. Vero. È un orologione, cioè Sì, non sono vabbè. certo qua a dirvi che è un orologio che Vabbè, vi mettete sotto il non è polsino per della tutti, camicia. però Però a fa me tanto. dà un bel gusto, poi mi piace che insomma la corona dall'altra parte, Sì, insomma è bello, è un fatto bene, bell'orologio. concordo. Tutti quanti bellissimi qua. Se devo chiedere a Pedro sceglie l'omega. E cosa ve lo dico a fare? Cioè, a Pedro. parte che questo qui è un orologio bestiale, cioè, ma con tutta la buona volontà è di una bellezza disarmante, poi con la gomma lo alleggerisce anche un Esatto, po'. sì, è più bello Ma gommato, infatti lui sceglie, guarda, giustamente un cane inglese, c'ha cioè della finezza, fighetto, ragazzi, va bene, cioè, di cosa parliamo? giusto. Benissimo, grandissimi. Venite ad Esenzato, vi fate un giro, vi guardate queste cose, a me mi trovate comunque qua dentro Sì, lui è che ci... qua. Sì, perché da quando Nicola Se mi ha non messo trovate me, trovate Nicola mi ha messo il Paolo. bar, e quindi io già, adesso che c'è caldo, ho da bere, ci sono anche i ghiaccioli, adesso manca solo che metti in forno per la pizza, io vado a vivere qua, metto il letto qua, Ci penso. e da fare un giro, le giornate sono bellissime, noi ci vediamo ovviamente qua sul canale, sul gruppo Telegram, lo trovate dentro, così potete chiedere Per cose, qualsiasi quello che cosa, volentieri. volete, ci sono sempre delle belle chicche qua. Adesso però Nico dobbiamo fare una promessa ai ragazzi, Sì, dobbiamo fare un volentieri. video, facciamo vedere gli orologi che non ci piacciono. Va bene, ci sto. Quindi, ma Ci sto. nessuno può dire niente, gli Ci orologi sto. ovviamente sono di Li Nicola, li selezioniamo. Ciao, questi selezioniamo, qua proprio questi qua sono sono porcheria. bruttissimi. Non compratevi, lasciateveli in vetrina. Li lasciate qua, vietato vendere. Ci No, sto. ovviamente Ci parliamo per sto. noi, poi dopo ognuno ha le sue cose, come giusto che sia. Come sempre è stato un piacere, grandissimi, vi faccio vedere Pedrone. Ciao. Ciao ragazzi. Ed eccoci qua, grandissimi, ma che godone. Ma cosa vuoi, Pedro? Cosa vuoi? Vorrai mica un mammo, eh? Vorrai mica un bel mammo, eh? E io te lo do. Te lo do, ci mancherebbe, addia. Eccoci qua. Dimmi qual è il tuo preferito per adesso, è delizio. È l'U-Boat? Fammi vedere il musetto, la coda com'è U-Boat? Andiamo. Non ci infilare mica il muso dentro, eh? Va bene, grandissimi, da me e da Pedro un caro saluto. Ciao, Bomber.